sentiamo, visto che è stato evocato così tanto quelle parole così sorprendenti di Roberto Giachetti, lo ascoltiamo e da qui ripartiamo proprio con lui. Io oggi voterò sì, finisce qui con questo voto il mio dovere di lealtà al governo su questo tema. Un secondo dopo il mio voto a questa riforma mi adopererò affinché insieme alla mia firma vi sia il numero necessario tra Camera e Senato per ottenere lo svolgimento del referendum. Sarò il primo a costituire o comunque costituirò un comitato senza alcun dubbio per il no a questa riforma. Allora, Roberto Giachetti vota sì e lavora per il no. La domanda la devo riporre: fino a quanto varrà questo vincolo di coalizione nella quale Italia Viva sembra sempre più starci a disagio, considerato i tanti distinguo con cui ha costellato il dibattito di queste settimane? Le chiedo scusa, siccome ovviamente qualcuno, più di qualcuno, sostiene che ci sia una contraddizione, io penso che sia una cosa assolutamente semplicissima. Io ho votato contro questa riforma perché non la condivido. È stato fatto un accordo di governo nel quale il primo punto all'ordine del giorno era non solo di approvare questa riforma, ma di approvarla entro ottobre. Siccome io sono leale al governo, ho partecipato a questo governo, per me è ovvio, non per disciplina di partito, per un problema etico e di responsabilità politica, di votare a favore di una cosa che non condivido perché fa parte di un accordo di governo. Punto. E ho detto lì: qui finisce il mio patto di lealtà col governo, perché io ho fatto quello che era dentro l'accordo di governo. Poi, dopo questo, io sono un cittadino libero ed ho la possibilità di mettere in campo uno strumento che non è un referendum per il no. Il referendum, segnalo, che è un referendum confermativo. Quindi è un referendum che dà più forza alla decisione del Parlamento se c'è una maggioranza nel popolo. In quel caso io voglio prendermi la libertà di essere coerente col pensiero che ho rispetto a questa riforma e farò il comitato per il no. Ma scusi, vorrei dire, come lei sa e come sa Giarrusso e sanno tutti, forse la mia è una battaglia persa, perché partiamo dall'85% a favore di questa riforma, quindi anche chi dice che non c'è, come dire, lealtà nei confronti del governo, è un pezzo completamente staccato dall'accordo di governo, dove ognuno è libero di fare quello che vuole. Allora, visto che però ne ha pieno diritto, sono d'accordo con Giachetti. Ha avuto l'autorizzazione diretta da Bruxelles, no, quindi verità, perfetto. Si sta scherzando. L'Europa, l'uomo del mondo. No, Giachetti, però mi perdoni, se nel frattempo però i partiti del centro-sinistra, PD e Italia Viva, marciano a braccetto del Movimento 5 Stelle anche nel costruire delle alleanze locali. Da qui ad aprile ci saranno tanti appuntamenti. Non rischia di crearsi una sorta di cortocircuito tra la campagna referendaria, che immagino la sua sarà per il no, e poi invece le campagne unitarie per i candidati comuni PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle? Io scusa, lei sa la storia dei referendum in questo paese. I referendum sono evidentemente una questione che spacca, apre, diciamo, si inserisce nella vita dei partiti con posizioni che sono assolutamente diverse e che quindi legittimano qualunque tipo di posizione, non può essere resa simmetrica rispetto a quella che è la vicenda politica. Poi, sul tema delle regionali, se lei vuole la mia opinione, una delle ragioni per cui io ritengo sia fondamentale che sia nata Italia Viva è perché nel mio pensiero io vorrei rafforzare il centro-sinistra fino al punto di farlo tornare maggioranza in questo paese. Quindi io non voglio destinarmi a tutta la vita a un accordo con il Movimento 5 Stelle che è stato fatto per una ragione molto evidente. Quindi di conseguenza io non ritengo che sia non solo naturale ma neanche particolarmente auspicabile che in tutte le regionali ci sia un accordo con il Movimento 5 Stelle. Quindi lei augurerebbe che la cosa si limiti all'Umbria o eventualmente alla Calabria? Io so che abbiamo fatto questo governo perché, siccome sennò c'è tutta ipocrisia, non è che questo governo, io e Giarrusso, non è che politicamente ci siamo amati e voluti bene per 5 anni, ci siamo anche detti perché cose. Si è fatto per una ragione precisa e l'abbiamo fatto. E dura fino al 2023 per questa ragione, ma poi quello che gira intorno è nell'autonomia e responsabilità dei partiti di scegliere esattamente cosa fare. Non può essere replicabile automaticamente a livello regionale. Lina Palmerini.